Saper vedere questa settimana vi porta a visitare gli uffici della Curia, gli uffici di Don Tino Temporelli. Don Tino Temporelli è stato incaricato dal Vescovo a rilevare tutti i beni culturali della diocesi di Novara. Un lavoro che Don Tino Temporelli da tempo sta attuando, un lavoro di grande prestigio anche per la nostra città, che abitualmente appunto, lo spettatore, il comune cittadino non può vedere. Uno specifico progetto della Conferenza Episcopale Italiana relativo ai beni culturali prevede di realizzare un inventario di tutto ciò che riveste valore artistico, liturgico e storico nella comunità della diocesi novarese. Gli obiettivi dell'inventariazione sono la sicurezza di questo patrimonio artistico e la sua conservazione. Poiché la conservazione del patrimonio deve essere migliorata, è necessario verificare in che modo siano conservati i singoli beni per organizzarne il mantenimento al meglio, dopo averne ovviamente fatto un puntuale elenco. Le notizie dell'inventario sono inserite in una banca dati e corredate da fonti bibliografiche, osservazioni, confronti con materiali prodotti in occasione di ricognizioni precedenti all'interno della diocesi. Ma non erano nere, cioè qui non vedo assolutamente niente, c'ho proprio un macchione. È un'idea magari. Ecco, sì, così. Siamo nella curia vescovile, nell'ufficio di Don Tino Temporelli. Tino, spiega un po' meglio la tua posizione, professionale in questo momento, non tanto di prete, quale tu sei, ma anche di tecnico, di informatica, di in computer, eccetera, eccetera. La diocesi ha 1600 chiese, edifici ecclesiastici, 1600, per circa 370-300 parrocchie su un territorio vastissimo. E allora la diocesi di Novara, che ha 4.250 km² di territorio, ha istituito un ufficio speciale per l'inventariazione, la catalogazione di tutti i beni, di tutto il patrimonio artistico, storico-artistico, architettonico, archivistico. E che riguarda, diciamo così, quanto ci è venuto dall'antichità e quanto è ancora presente dopo il Concilio Vaticano II. La Conferenza Episcopale Italiana, la CEI, ha disposto la inventariazione di tutto questo immenso patrimonio. La diocesi di Novara aveva già messo in atto un tentativo di inventariazione 30 anni fa circa. La Conferenza Episcopale ha poi disposto 100 miliardi dell'8 per 1000, quindi un sesto del gettito di un anno, per questo lavoro di inventariazione. Perché? Perché il patrimonio culturale ecclesiastico in Italia è, stando ad alcuni dati così tagliati un po' velocemente, è di circa l'80% del patrimonio artistico italiano e il 60% del patrimonio mondiale in Italia. Quindi noi abbiamo in fondo, in mano, come Conferenza Episcopale Italiana, circa il 50% dei beni storico-artistici mondiali. E l'inventariazione è il tuo compito attuale, E quindi tu. hanno messo un responsabile dell'inventariazione che raccogliesse attorno a sé un'equipe per poter avviare questo lavoro, con degli specialisti che provvedano a nome dei parroci e anche al posto dei parroci a dotare la parrocchia di uno strumento il più possibile, diciamo, rigoroso e nel medesimo tempo moderno, che risponda a queste esigenze. L'esigenza di inventariazione, l'esigenza di conservazione, l'esigenza di studio, l'esigenza di consultazione per gli studi, eccetera. La Conferenza Episcopale, nell'organizzare questo ufficio, chiede delle qualificazioni accademiche, vuoi per il responsabile diocesano, che ovviamente deve essere laureato, specializzato in queste cose, e competente per quanto riguarda sia la parte storico-artistica che la Quindi parte laureati nell'ambito della storia dell'arte, storia dell'arte, oppure lettere, dell'archeologia, lettere, filosofia, filosofia. storia, archivistica, paleografia, diplomatica, eccetera. Poi si esige una buona conoscenza degli strumenti attuali elettronici e poi una buona, io direi anche più che buona conoscenza fotografica e di elaborazione poi dell'immagine,
in collegamento all'elettronica, ma anche proprio come ripresa di tipo storico-artistico, perché altrimenti non è pensabile di fare un inventario che sia dignitoso, decoroso e funzionale poi agli studi, cioè funzionale anche alla consultazione. Il primo collaboratore dovrebbe essere i dollari, cioè che qui per trovare i collaboratori ci vorrebbe una barca di soldi. I collaboratori attuali sono la dottoressa Nuzzo Malandra Carmen, come responsabile operativa, quindi ci vuole un personaggio che sia il più possibile deciso, rigoroso e nel medesimo tempo ovviamente capace di gestione manageriale. Poi uno storico dell'arte specializzato, ovviamente tutti devono essere laureati e specializzati nel proprio settore, che è la dottoressa Marina Locatelli. Poi ci vuole lo specialista storico-archivistico, che è il dottor Lorenzo Morganti. E poi ci vuole l'architetto, cioè lo specializzato in storia dell'architettura e restauro, che è il dottor Paolo Mira. Per il momento siamo solo noi cinque, come nucleo fondamentale. Ovviamente poi dovrebbe essere allargato progressivamente con altri personaggi sul territorio della diocesi di Novara, che concentra in sé parte della provincia di Vercelli, tutta la provincia di Novara e la provincia di Verbania. 160-170 km di lunghezza, con migliaia di edifici ecclesiastici, sempre più potremmo dire zeppi di opere d'arte, di altissimo artigianato, addirittura anche di arte. Diciamo che la parte della bassa novarese dovrebbe essere teoricamente quella meno ricca, perché ovviamente la Valsesia presenta una storia artistica molto, molto differente, però si potrebbe anche fare un esempio di questo genere. Non abbiamo ancora trovato in tutta la bassa novarese una chiesa, anche piccola, anche apparentemente modesta, che non abbia 300-400 schede. Chiaramente nella situazione attuale l'inventario non è più soltanto cartaceo, non è più soltanto un registro dove vengono scritte le cose. Come era in passato. Esatto, ma deve diventare un inventario documentale, un inventario il più possibile moderno, il più possibile consultabile in velocità e in sicurezza, quindi chiaramente un inventario elettronico. Ma e le immagini di queste opere? Ecco, l'inventariazione deve essere anche accompagnata da una accurata descrizione iconica, cioè per immagini. Per la parte fotografica abitualmente vengono usate Nikon, Contax e Leica, cioè il formato 24x36 viene elaborato su questi tre standard. Si fa poi la scansione attraverso scanner appositi per diapositive. Ma la risolvenza del negativo rispetto alla scansione? La risolvenza del negativo io uso abitualmente le Velvia 50 ASA, perché si potrebbe scendere ancora di più per avere una definizione maggiore, però abbiamo visto che il 50 ASA, la diapositiva, funziona benissimo, con dei grandi flash 2400 watt secondo in copia, oppure con degli illuminatori a seconda delle... Quindi riesce ad arrivare a dei gradi Kelvin vicino alla luce naturale. Vicino alla luce naturale, perché è fondamentale poi conservare il più possibile nella trasposizione elettronica il colore abbastanza fedele, il più fedele possibile. Senza manipolazioni. Eventualmente con dei ritocchi di tipo elettronico. E qui entriamo anche nel dato tecnico. Nella costruzione dell'ufficio abbiamo dovuto anche inventare la parte hardware, che viene cambiata ogni 6 mesi. La conferenza episcopale sul piano nazionale ha scelto PC, perché in Italia ci siamo scoperti nell'ultima riunione a Roma che una diocesi sola aveva qualche operatore in altri formati, Mac. Risultato finale Pentium 3, sono le ultime cose, certo. Almeno 256 mega di memoria sulla scheda per forza e poi gigabyte a go-go. Esempio concreto, Granozzo. Comune Granozzo con Monticello, parrocchia Santa Maria Assunta di Granozzo. Facciata, in facciata può esserci la statua, la nicchia, quindi va documentata, le porte laterali, la porta centrale, la porta di destra, l'ingresso, la bussola,
l'acqua santiera, la lapide di consacrazione dell'epoca del Bascapè, ecco in questo caso anno Domini 1606, e poi sopra la bussola abitualmente c'è l'organo e viene documentato l'organo e la parte nella maniera più definita e dettagliata possibile, perché effettivamente questi sono pezzi che possono essere tranquillamente rubati, trasportati. Viene rubato tutto, dall'altare in blocco alle balaustrate, cioè non fa differenza e non fa problema né il peso né la difficoltà di esportazione. Si esporta, si demolisce tutto. Vedremo poi da un confessionale come è possibile entrare nel confessionale con dei trapani a batteria, bucare completamente i confessionali che sono fatti di legno, cioè con quelli che in dialetto novarese si dicono i biroi, li svuotano completamente dall'interno, poi nottetempo lo smontano e lo portano via. Ecco il perché della difesa. Fotografare una statua del 600, diversa dal 700, diversa dall'800, esige illuminazione, esige plasticità, esige resa completamente diversa. Un intaglio non deve avere le ombre lunghe, eccetera, ma deve averle tutte, non deve essere bruciato, deve essere calcolando che poi bisogna sempre riprendere in modo da sfruttare al massimo il fotogramma, perché nella trascrizione elettronica ogni millimetro quadrato mi abbassa eventualmente i pixel. Si potrebbe fare una sorta di catalogo dei santi. Il santo più diffuso è Sant'Antonio da Padova, Santa Rita abbastanza, la Madonna di Lourdes dappertutto, inflazionata, a parte poi tradizionalmente. E San Gaudenzio? San Gaudenzio in qualche busto reliquiario, molto bello c'è, però non ha un grande successo. E mi diceva Padre Staide che hanno un San Gaudenzio. Sì, loro sono anche la parrocchia. Ecco, e poi una cosa importante è questa. Nella zona, quando si arriva alla zona presbiterale dell'altare, bisogna documentare sempre che cosa è successo dopo il concilio, certo, dove ci sono stati a volte delle cose intelligenti, più delle volte dei rifacimenti a massacro, questo è un esempio. Bisogna trovare il modo fotograficamente di rendere addirittura l'ottone, l'argento, eccetera. Senti, vedo che ogni oggetto ha un suo numero, esatto, una sua codifica. Poi, esatto, ogni oggetto ha la codifica della parrocchia per la CEI, perché la CEI ha stabilito che ogni parrocchia abbia un suo numero, in modo che nel magazzino centrale la banca dati sia immediatamente ricostruibile. Questo 8K0 è Monticello, Granozzo di Monticello. Poi ha i quattro numeri, si presuppone che siano fino a 9.999 gli oggetti di una parrocchia. A, perché è la facciata anteriore. B, dovrebbe esserci la facciata posteriore o i particolari. E allora in sequenza B, C, D, eccetera, alla fine noi abbiamo la documentazione globale in una parrocchia di tutto quanto. Poi si passa in un'altra chiesa. In questa chiesa di San Rocco, Granozzo, abbiamo trovato questo aggeggio che serve per la raccolta dell'elemosina, che è tratto da una gavetta della guerra del 15-18, opportunamente sagomata con un piatto, in modo da poter raccogliere l'elemosina, un ex voto per chi ha portato a casa la pelle dalla guerra. Se qualcuno avesse voglia di imparare a vedere queste cose, vada sotto lo scurolo del Beato Pacifico a Cerano, dove è raccolto un mini museo di queste cose, e trova degli ex voto interessantissimi a riguardo della devozione, ecco, che testimoniano i lavori, i pericoli del lavoro, i pericoli della vita di campagna, i primi viaggi, le prime corriere, i primi incidenti in automobilistici, eccetera, dal 1912-1920 in avanti.